Il garante dei diritti delle persone private della libertà personale è un'autorità di garanzia indipendente a cui la legge italiana attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti dei detenuti, a partire dal diritto alla dignità e alla vita. Intervenire sul rischio suicidario è una cosa molto difficile, molto complessa. Ci sono protocolli adottati a livello nazionale e regionale nei singoli istituti, ma siamo in un campo, diciamo così, dell'imponderabile. Né si può riferire il fatto suicidario a condizioni di disagio o addirittura di malattia mentale. Ci sono tante persone che sono assolutamente consapevoli, ragionevoli e razionalmente scelgono di togliersi la vita. Quindi il problema vero è in realtà cambiare le condizioni di vita in carcere, far stare meglio le persone in carcere, consentirgli di avere più relazioni con i propri familiari, più occasioni, più possibilità per ricostruirsi una vita per il futuro. Questo è quello che spesso i detenuti non vedono e quindi qualche volta capita anche non solo che ci si suicidi appena si arriva in carcere, quando si ha il trauma dell'ingresso, qualche volta capita che ci si suicida anche quando si sta per uscire, perché si ha la paura di uscire e di non avere null'altro da fare che tornare poi in carcere. Il nostro sistema è, dal punto di vista astratto, orientato al reinserimento, lo dice la Costituzione, lo dice la legge, il regolamento. Ogni cosa che viene fatta nell'amministrazione penitenziaria viene fatta con l'aspirazione della rieducazione. Il problema è che per fare cose di questo genere servono risorse che non ci sono, sia dal punto di vista del personale propriamente educativo, cioè i funzionari giuridico-pedagogici che devono seguire il percorso delle persone detenute e costruire la loro possibilità di accedere magari a delle alternative alla detenzione, a percorsi di reinserimento accompagnati, che sono il modo migliore per reinserire in sicurezza le persone che vengono dal carcere. E c'è un importante sottorganico anche dal punto di vista del personale della sicurezza, il personale di polizia penitenziaria, che poi influisce indirettamente anche sulla possibilità di svolgere attività in carcere. Nella gran parte degli istituti penitenziari, per esempio in questa regione, il pomeriggio non si possono più fare attività perché non c'è il personale di sicurezza che possa sovrintendere allo svolgimento di attività. Quindi anche se ci sono associazioni o enti disponibili a entrare in carcere e promuovere attività di formazione, lavoro, di inserimento di qualsiasi genere, l'amministrazione penitenziaria non è in grado di accogliere questa domanda. Poi certo c'è un problema di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della società esterna, che deve sapere che il lavoro fatto a sostegno delle persone condannate in carcere è un beneficio per tutta la comunità all'esterno. Quando si parla di soluzioni al problema del sovraffollamento, ce ne sono due che ricorrono più spesso: la depenalizzazione di alcuni reati e contestualmente il carcere come estrema ratio. Lei che ne pensa? Ma sono principi fondamentali, quello di pensare la pena detentiva, la pena carceraria, come una pena di ultima istanza. Del resto non bisogna dimenticare che questo appunto è così evidente quando si parla purtroppo di suicidi in carcere, che la privazione della libertà è una pena pesante, oserei dire, anche quando nessuno alza le mani su nessuno, una pena violenta, perché la costrizione della persona è una cosa che pesa sull'individuo, e quindi ovviamente si giustifica laddove l'autore o l'autrice sia autore o autrice di un reato violento, non certo i reati di pochissimo conto, come purtroppo noi attualmente abbiamo. Bisognerebbe offrirgli delle alternative.
L'ordinamento le prevede anche queste in astratto, in modo particolare ora la riforma Cartabia prevede le sanzioni sostitutive per le pene addirittura fino a 6 anni. Il problema è che non tutti hanno i mezzi e le risorse per poter avere per esempio una detenzione domiciliare, perché gran parte delle persone detenute dentro i nostri istituti di pena vengono da condizioni di marginalità, non hanno un domicilio, o se hanno un domicilio è il domicilio dei familiari con cui hanno, diciamo, sì, verso che sono vittime dei loro reati e quindi non possono tornare in casa, e il risultato è che queste persone sono ospiti delle nostre carceri inutilmente. Quest'anno si è discusso in particolare su due provvedimenti, due reati: il reato di tortura, che qualcuno vorrebbe rivedere, diciamo, al ribasso, e anche il 41 bis. Allora, io penso che il reato di tortura ci sono voluti 30 anni e più, diciamo, perché venisse finalmente introdotto nel nostro ordinamento. Va anche detto che peraltro è l'unico reato che è espressamente previsto dalla Costituzione. Del reato non se ne può fare a meno, insomma. Ecco, l'articolo 41 bis è un regime molto controverso, che però comunque è stato, diciamo, giudicato legittimo sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Il problema del 41 bis è, come dire, riuscire anche qui a applicarlo secondo il principio dell'estrema ratio. Queste sono misure eccezionali che si giustificano in condizioni eccezionali e per periodi eccezionali. Ma, diciamo, sì, questo non giustifica il fatto che ci siano persone in regime di 41 bis da 10, 20, 30 anni. Il regime 41 bis non può durare per tutta la vita, come invece in molti casi oggi è. La questione carceri e diritti delle persone private della libertà, quanto è in alto nell'agenda politica? E purtroppo non è, diciamo, sì, un tema di grande attenzione, è un tema a cui si presta attenzione solo ed esclusivamente quando succede un qualche misfatto, una qualche tragedia o cose, diciamo, sì, che non vorremmo che succedessero. Quando di qualcosa, di qualsiasi cosa succede frequentissimamente, non si sa come rispondere, perché sono problemi molto complessi che spesso la politica non sa, diciamo, sì, affrontare, o non ha gli strumenti adeguati per affrontarli. Allora la cosa più semplice è invece promettere un nuovo reato, alzare un limite di pena, pensando che il carcere risolve il problema. Il carcere non risolve nessun problema, il carcere li nasconde i problemi se si fa in questo modo, e purtroppo però è l'unico modo con cui la gran parte della politica e anche dell'opinione pubblica pensa al carcere come il posto dove nascondere i propri problemi.